Lo sai cos'è questa? Te lo dico io, è un'abilità. Lo sai cosa fa? Te lo dico sempre io, ti impedisce di salire di livello. Penserai che gli sviluppatori abbiano ideato un contrappeso per bilanciare l'enorme svantaggio causato dal non salire di livello. Il contrappeso è nulla. Io l'ho attivata all'inizio del gioco in modo da rimanere sempre a livello 1 e poi ho provato a finire il gioco. Questa è la mia Crit Level 1 di Kingdom Hearts 3. Perché sì, ho giocato in modalità critica per non farmi mancare nulla. Allora, prima cosa da fare, andare qui e andare ad attivare esperienza 0. Così rimaniamo a livello 1 forever. Primo mob fight obbligatorio del gioco. Quello che dobbiamo fare è picchiare lui. Ah, no, 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 via, 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 via. Eccolo lì, il death count. Ultimo arcanum, ultimo arcanum. Tutto a vuoto, vai, così, tutto a vuoto. E poi su di lui invulnerabile, è esattamente quello che volevo. No, 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 no. Sono morto. Dove vi dicevo che c'è il boss, che in realtà non è un boss, ma è lui. Sì, però vaffanculo perché te l'ho parato. Questo, anche se sembra un mob fight obbligatorio, non lo è. Potete tranquillamente andarvene. Dopo che abbiamo sconfitto loro, invece c'è la seconda boss fight contro il titano lì del vento. Cosa sta facendo? Che cosa fai? Ora ci manda indietro il vento. Ce ne sbattiamo il cazzo. Torniamo indietro. No, 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 ci sciotta, ci sciotta, ci sciotta. Ok. Bene, ce l'abbiamo fatta. No, non ce l'abbiamo fatta. Dove vai? Dove... Adesso quello che dobbiamo fare è cercare, se riusciamo, ogni tot combo di incastrarlo con idro, perché questo lo stanna per un paio, a volte ci permette di continuare ad attaccare. Vai. Allora, così. Guardate, fortissimo. Tutto a scoregge la facciamo. Tutto a scoregge, così. Ok, questi non sono molto problematici, i Dusk. Magari è meglio se io me ne sto zitto. Dai. E basta. Bruh. Ok, e ora c'è la boss fight. In realtà la mia idea, la mia strat, era quella di fargli due parate quando fa quelle onde strane. Ok, ce l'abbiamo fatta. Adesso dobbiamo andare alla villa, dove c'è un altro mob fight altrettanto spaventoso. La difficoltà palle si sblocca completando il DLC. Sì, completi il DLC in modalità critica, sblocchi la difficoltà palle. Facciamoci subito due shotlock con catena regale. Perché con catena regale e non con origine eroica? Perché gli shotlock scalano sui punti magia e catena regale ne ha di più di origine eroica. Adesso in teoria c'è una boss fight sulla Gammi obbligatoria, che però si può skippare. Non ci ho mai provato, quindi non penso che ci riuscirò al primo try. Comunque, aprendo la fotocamera nell'istante in cui parte la boss fight, dovrebbe essere possibile scappare via. Vediamo, ora dovrebbe partire la boss fight. Forse ce l'ho fatta, eh? Sì, ce l'ho fatta. Skip. Skippato. Ok. Qua mob fight obbligatorio con i giocattolini pazzi. Potremmo dire al secondo mondo. Raga, che cazzo. Questo fight sarebbe atroce se non avessimo il mech, ma così è abbastanza easy. Anche perché di mech ce n'è un altro. Casomai si rompesse il primo, come è successo. Si rompesse, lo hai rotto tu tecnicamente. Non è vero, stai mentendo. Non ci sono prove. Allora. Bravo, bravissimo. Raga, avete visto cosa è successo? Paperino mi ha curato. Vediamo un po' quanti danni facciamo. Un cazzo. Non ci credo. No. First try. First try. Darkness is the heart's true nature. Hello. Let him. Speriamo di riuscire a prenderlo con l'epilogo. Eh sì, l'abbiamo preso. Dai, non ti bloccare così, disgraziato. Oh, raga, first try. Tranne i 10 try falliti di prima. Vabbè, vedo che alla fine come danni non siamo messi malissimo. No, Rapunzel però, che cazzo. Dai, prendetela con me. Oh. Ok. Fase 1 andata. Se non sbaglio ce ne sono altre due. Facciamocela safe stando lontani finché abbiamo questo. Andiamo con l'autocolpo, finché non ci arriva addosso. Ok, fase 3, l'ultima. No! Incastrato nella roccia del ca... Ok, ne fa solo due. Vai! Oh! Super salto.
Ok, allora setappiamoci per bene perché non voglio rifarla 300 volte. Guardate che bella l'illuminazione sulla torre. Ok, allora proviamo questa strat. Guardate la sua vita. Avete visto? Avete visto quanti danni gli ha fatto Scoppia 8-bit? Se non fossimo stati a livello 1, anche in critica, probabilmente l'avremmo shottata. Boom. Vediamo di bloccare lo scarrafone. Salta, Ralfuccio. E si è incastrato. Si è incastrato, Ralf. Miglior outfit di Pippo, secondo me, Pippo Tartaruga Marina. Pippo Tartaruga Marina molto bello. Anche qua devo dire che è apprezzabile. Guardatelo. Allora, dove cazzo ho messo due scoppie a 8 bit? Non c'ho... Se tutto va come deve andare, penso che con uno shot lock ne usciamo puliti. Non ne siamo usciti puliti. Oh, ecco la fusione. Questo è forte in culo, eh. Allora, guardate. Praticamente... Guarda, ecco, fortissimo. Incastriamo gli scarrafoni. Andate qua. Ecco, bravi, così. Solo io preferisco Paperino a Pippo. Sì. Non si sa neanche come sia successo, ma è successo. 121. No. Va. 122. Ho capito che non c'è nessun vantaggio a cercare di farlo con i comandi di reazione, quindi ce lo facciamo semplicemente così. Ok, fatto. Va. No, dai. Ah, lasciami in pace. Stai andando. No, non ancora. Qui c'è il forziere? Sì, qui c'è il forziere. No. Madonna, io l'odio sto mondo, l'odio. Qua, raga, non ho una strategia. Cerchiamo di non farci prendere e basta. Infatti, la strategia è non essere colpiti. Non stavo mandando neanche tanto male, eh? No. L'unica roba veramente safe è avere culo, ti prego. No, che cos'è stato? Non l'ho neanche visto. Sei inciampato, infatti. Allora, se tu mi vieni qua nell'angolo, proviamo a usare Ralph. Bei danni, non ci lamentiamo. Shot lock. Non ho idea di come gestire la fase dell'armor. Fermoli. No. Ah, Turbo71 Melissa ti amo. Vuole aggiudicarsi un ban. Primo ban del canale, sì. No, è rimasto in un punto dove non lo prendono. No! Vedi, questa è colpa di Turbo71, Melissa ti amo. Sì, questa death è a carico suo. No! Vabbè. Colpa di Turbo71, Melissa ti amo. Ciao Nox, sei bello. Ciao Narga, sei bello anche tu. Boom! First try. Il vero problema sarà anche la DM. Ok, almeno non siamo one shot. Quando arrivi? Mi tenta questa fusione furore, vi devo dire la verità, però non lo so. Un po' mi tenta. Pippo, cosa stai facendo? No, non voglio fare uno shot lock parziale. Posso pararli? Sì. Bellissima sta DM scenicamente, stupenda. No! Bisogna capire un attimo come gestire i lupacchiotti, perché così è infattibile. Così è infattibile. Raga. First try. Allora, qua dobbiamo sfidare i due porcelli. Eccoli qua. Loro mi preoccupano, sinceramente. Se mi shot adesso mi incazzo, madonna. Ok. First try. Beh, partiamo benissimo. Oh! First try. Però vabbè, spezziamo una lancia a favore di questa sezione sott'acqua, che comunque non è così fastidiosa come le altre sezioni sott'acqua. L'ho aggiornato il death count, raga? L'ho aggiornato o no? Ultor Omines ha mandato 100 bit. Grazie, Ultor. No, sono morto. No, sono vivo. Sono vivo. First try, raga, incredibile. First try. La gara con la nave non esiste finché io non ho salvato. E non esiste neanche dopo che io ho salvato, perché ci fermiamo. No, ti prego. Siamo cominciati. No. Adesso abbiamo Davy Jones subito. No, adesso abbiamo i granchi.
facciamoci dare un po' di elemosina dalle persone. Comunque incredibile, Kingdom Hearts 3 ha implementato le elemosina nel sistema di gioco. Eccolo Luxord. Comunque se non entrava nell'organizzazione 13 con quel pizzetto era sicuro un finanziere. Ah, ma lui è molto tranquillo. È praticamente un anziano al bar. First try. La grafica di questo mondo è fantastica. Veramente, veramente bella. Ma in generale tutto il comparto grafico di Kingdom Hearts 3 è bellissimo. Anche grazie al comparto artistico che c'è dietro. Blaster mielosi. Va bene. San Fransokyo. Si va. Proviamo Tandaga. Vediamo quanto male gli facciamo. Tanto male. Cerchiamo di andare in un angolo e farci aggrare. Esatto. Sei caduto nel mio trappolone. No, ho sbagliato. Sono caduto io stesso nel mio trappolone. Ma che c***o? Dai, ma che... Allora, proviamo a fare una cosa, va? Andiamo a raggiungerlo. Da... Boom! First try, raga, eh? Incredibile. Sempre first try. Come c***o faccio a farli tutti first try? C'è una battaglia che mi fa molta paura qui a San Fransokyo, però. Di quale battaglia parli, Matteo? Io qua non mi ricordo dove devo andare, però. I cubi oscuri. Ma non mi preoccupano così tanto. Dov'è? E vai, due. Via. Ariel, aspetto la prossima opening. First try. No, 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 lasciami in pace. Ok, andargli incontro sembra l'unica strategia efficace. No, no! Ti prego, smetti di fare sti cazzo di cubetti. Questo non lo sciotta mai nella vita. Boom! First try, raga. Abbiamo ufficialmente concluso il mid-game e stiamo per inoltrarci nell'endgame. Lo fate un uno in chat per l'endgame? Eccoli lì. Riccardo e Michele. Sbam. Eccolo lì. Adesso vedete quante sberle che prendiamo. Oh, ha messo grandetere. Aspetta, 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 aspetta. Ma che cazzo. Boom, first try. Ed eccolo lì. Guarda il drip di Vanitas. Vanitas. Si va. Boom! First try. Oh, che bello, mamma mia, la musica. Mamma mia. Three guardians is more than I care to face. Drip innegabile, comunque, Vanitas. Allora, non so, ho un po' le idee poco chiare su come gestire questo fight, quindi vediamo. C'è una boss fight, qui c'è la... Dai. Almeno non ti shotta, no, infatti, almeno quello è buono. Oddio, forse con alcuni attacchi mi shotta, non sono sicuro. Questo, per esempio, anche se lo pari, ti shotta lo stesso. Gli piace così. Dove ci troviamo? Isola d'Elba. No, direi, iniziamo a provare la nostra fantastica ultima weapon. Ah, ah, ti ho visto. Eccoli qua, il duo. Ho avuto più culo che anima, che mi entrasse la fusione mentre l'Arxin stava facendo le sue cose pazze. No, 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 non mi fare la DM così. Ok. Mi ha fatto la DM così. Allora magari incominciamo dalla pazza qua. No, 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 no! Ah, io non ho idea di come voi pensate che io possa gestire queste due merdate in contemporanea. Cazzo. Via anche l'Arxin? Via anche l'Arxin. Ok, rimane solo lui. Ah, niente opening. Cazzo. Ho sbagliato. Cazzo. Quando inizi a roteare vai in glide che non ti prende, così non sprechi il legame. Ma ho paura che mi... Perché comunque lui si teletrasporta. Quindi ho paura che mi arrivi addosso comunque se vado in glide. Non lo so, vediamo.
Direi che il glide non funziona, ragazzi. Io dico nella prima parte che usa la falce per rotare. Ah! No, là ti piglia sicuro. Ti piglia sicuro. Guarda. Ah, e tra l'altro ha solo questi due attacchi. Che sono più che sufficienti per mettermela nel culo. Ah, se pari le prime due, lui ha l'opening. Ok. La giocata del secolo è arrivata. Vediamo se sto epilogo la fa. First try, raga, ma come cazzo faccio? Ah, che bella però sta scena. Un pochino ce la guardiamo, dai, un attimo, così. Ok, pronostico partito, ragazzi. Se volete volare, potete farlo. Ma se volete votare, andate a vedere se la facciamo in più o meno di 20 try. Oh! Sai che dobbiamo cominciare a giocare seriamente. Questo è giocare seriamente. Venite qua, guardate. Esatto, il vostro peggior incubo. Una donna. Perché non ha fatto l'epilogo, cazzo? No, ha detto la di parola. Da dove sono arrivati? Allora, Lugozzi aveva detto, fai prima Riku. Però non sai che non lo so, Lugozzi. Tutto il bene del mondo, eh? Però forse mi hai detto una cazzata, fratello. Secondo me devi salire di livello, magari ce la fai. Ecco, Lugozzi, questo è un buon consiglio. Sì, forse devi andare a livellare. Ma sai che... Comunque, raga... Incredibile che non ci abbiamo pensato fino adesso. Ma che cazzo stiamo facendo? È quasi come se stessi facendo una challenge. Sai cosa sarebbe figo, Zigbar? Se tu non ti togliessi il target ogni volta che chiudiamo una combo e io non dovessi roteare in questa arena dove già c'è un ragazzino pazzo che lancia cose. Maestro il selfie. Sì, il selfie. Voi siete fuori di testa, ragazzi. Facciamo così. Oh, first try. Visto, raga, ve l'ho detto. Easy, una cagata. Adesso rimane lui, però. Ci siamo? No, non ci siamo. Non possiamo fare così. Boom. First try, raga. Allora, questo piccolo labirinto si risolveva così, se non ricordo male. O sto tornando indietro così? Allora, è così. Dobbiamo aprire il blu. Come cazzo faccio? Come faccio ad aprire il blu? Così? Allora, da una parte abbiamo Days Situation. Dall'altra abbiamo BBS Situation. Quindi ora me lo dite voi. Days oppure BBS? Ha vinto Days. Ha vinto Days. Rip BBS. Sì. Eccolo. Is this supposed to be a keyblade? Or is it some sort of joke? Grazie, Xemnas, qualcuno doveva dirlo. We need him alive. That's right. You were friends. Then you take his life. There was one last thing I needed in order for me to be whole again. Sora helped me find my way back here. To my friends. Roxas! Ok, io continuo a fare quello che stavo facendo prima, se non vi dispiace. Vado qui e lascio fare a loro. Ora guardate per favore quanti danni gli farà Roxas. Guarda, guarda cosa gli fa, guarda. Appena gli finisce il Berserk, noi gli spariamo un bello shotlock. Tanto. E ora, torniamo al nostro posto, no problem, tanto c'è Roxas, guarda. Guarda Roxas, se lo sta facendo tutto lui, tra l'altro Shion anche lei dice, vabbè, tanto è inutile. Roxas non gliene frega un c***o del Berserk, guarda, lo sta picchiando, non gli interessa. Boom. Va bene, siete pronti? Vai, Vanitas. Ok, se mi tenete un attimo a bada terra, io sono a posto così. Terra! Pezzo di cesso. Che Dai, vaffan... Terra, non ti azzardare a colpirmi ora. Ok. First try, raga. And what you are is darkness? What I am is darkness. Ok. Benissimo, non ho più un cazzo.
Eccoli lì, la North Court. Ok, nessuno se la prende con me? Vabbè, si è aperto però. Qualcuno prenda Xemnas, qualcuno prenda Xemnas, per favore. Se ne è scappato quel bastardo. First try comunque. Sei mio. Sei mio. Easy. Ok, rimani solo tu. Attenzione, ragazzi. It is time to move on, boy. There is more to seek. So go forth now and seek it. Una delle mie scene preferite di Kingdom Hearts 3. Boh, un vecchio uccide una ragazzina. Ok. Critica level 1, eh. Questo è quello che potete fare in critica level 1. Parato tutto tranne il suo attacco. Perfetto. Ok. Ok, questa è la DM, che però tecnicamente è la stessa fase iniziale. Ma che cazzo, dovrebbe andare in DM. Sì, va in DM. Io ucciso così. Sono rimasto bloccato. Completamente bloccato. Sì, andiamo, andiamo pianissimo verso di là. Grazie, Paperino. Paperino, ti prego, curami. Bravissimo, Paperino, mamma mia. Ma va, fase acquatica. Ma l'ho parata di nuovo, ma perché cazzo? Non ci credo. Ho sbagliato io. Un, due, tre. Va bene uguale. Tre. Oh! First try, raga. Ok. Qua mi ricordo, fa una super DM pazza matta. Un po' unfair. Ma... oh, sei pazzo? Chissà se lo prendo. Ma che cazzo? Raga, il mio condizionatore ha deciso di scaricare tipo mezzo litro d'acqua per terra. Ce l'ho quasi fatta, forse ho risolto. Sono tornato, merda. Adesso la cosa migliore è semplicemente fare così e cercare di portare a termine la boss fight. What
Cazzo. Oh, trai spettacolare, lo so, Pino, lo so. Ma questa, quando gli è venuto in mente di fare questa cosa incredibile, pazza? Non volevo fare questo, volevo fare il trio guardiano, ma onestamente mi va bene anche questo. Vieni qui! Vieni qui! Easy, easy game. Cazzo. Ah, ah. Ok. 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 Dai, no. Dai che ci siamo. Dai, bastardo, di nuovo me la fai con stro... torna alla luce. Ma che succede? Ma cos'è stato? Dovrò forse aggiungere una death a questo death count? No, non devo. Non devo assolutamente, perché... First try. Primo streamer italiano, anzi no, no, primo streamer mondiale a fare Kingdom Hearts 3. Modalità critica, level 1, tutto first try. Non so che cazzo è sto coso, death count 1060, non è vero niente. Ecco, così. Boom. Rapporto di battaglia. Modalità di gioco critica. Nemici sconfitti 1933. Keyblade più osato. Eternità. Tempo di gioco 34 ore 57 minuti e 49 secondi. Ragazzi, è finita, è finita. Ce l'abbiamo fatta. 1060 game over in 34 ore. È più di quello che la mia pazienza ha voglia di sopportare. Però, per un motivo o per un altro, con la vostra compagnia l'ho portata a termine, quindi è un piccolo risultato che anche tutti voi che avete seguito la run potete portarvi nel cuore, potete portarvi con voi. Cos'è successo? Come cos'è successo? Mattia, è finita, è finita. Ragazzi, è stata una figata. Grazie ancora a tutti. Statemi bene, ci sentiamo presto. Ciao.